A Ostuni quest'oggi si presenta Il potere fragile, che è un libro scritto da l'onorevole Davide Sassoli e l'onorevole Francesco Saverio Garofani, che sono qui con noi. Una occasione che Areadem Puglia ha voluto lanciare nella città di Ostuni, grazie alla collaborazione con l'onorevole Alberto Losacco e al Casbart Café, che ha voluto ospitare questa presentazione. Passiamo subito al libro. Il potere fragile, quindi i consigli dei ministri durante il rapimento di Aldo Moro. Cosa racconta questo libro? Siamo riusciti, diciamo, ad avere dopo tanto tempo la disponibilità di questi documenti. Sono i verbali dei consigli dei ministri durante i 55 giorni, per cui cosa si dicevano i ministri nelle loro riunioni durante probabilmente il fatto più grave della storia della Repubblica Italiana, il rapimento di Aldo Moro, con tutte le conseguenze che questo ha avuto per la vicenda politica, e in un momento particolare, alla fine degli anni 70, un terrorismo particolarmente cruento, una crisi economica particolarmente grave, una situazione politica difficile perché mancava, diciamo, una forte maggioranza di governo e quindi la necessità di allargare la base elettorale del governo anche all'opposizione, in particolare all'accordo tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Sono documenti molto interessanti che mettono in rilievo la fragilità del potere, ecco perché il potere è fragile, perché ne viene fuori un quadro particolarmente allarmante su come la Repubblica, in una fase così particolare e delicata, di grande crisi e di grande emergenza, risponde con gli strumenti della politica, con gli strumenti dell'attività di governo, come ha risposto l'organo politico-amministrativo più importante a quella crisi. Ecco, quello che emerge è davvero interessante e sconcertante allo stesso modo. Ne viene fuori un potere fragile che soltanto con la supplenza dei grandi partiti di massa, del sindacato, di una struttura politica particolarmente forte, riesce a superare quella crisi, a conservare la democrazia e la Repubblica. Di mezzo c'era questo. Cosa avverrebbe oggi se, di fronte a un fatto così grave, ecco, non ci sarebbero nemmeno partiti come allora così importanti e diffusi, e non ci sarebbe nemmeno corpi intermedi o sindacati come all'epoca, che furono gli attori della resistenza e della tenuta del quadro democratico nazionale. Onorevole Garofani, un passato simile, potremmo dire, anzi del tutto uguale, quello suo politico a quello di Aldo Moro. Scrivere questo libro a quattro mani insieme all'onorevole Sassoli, che cosa le ha provocato anche dal punto di vista emotivo? Beh, per la nostra generazione non solo, ma soprattutto per la nostra generazione, Moro è stato un punto di riferimento. Molti di noi lo hanno soltanto letto. E hanno sentito la voce magari in qualche vecchio telegiornale, qualche messaggio registrato, e tuttavia le sue parole, la sua lezione, il suo pensiero politico è stato un punto di riferimento per tante generazioni, e soprattutto appunto per quella che era la nostra generazione di giovani democristiani, cresciuti con la sua riflessione e con i suoi insegnamenti, con una lettura paziente e qualche volta anche controcorrente della storia, una lettura scomoda e sapiente nello stesso tempo. E quindi scrivere di Moro è sempre emozionante, e vuol dire andare alla riscoperta delle radici, delle sorgenti del pensiero politico a cui ci siamo abbeverati da quando eravamo ragazzi e che continua a essere un punto di riferimento per la sua attualità, per la sua vitalità e per quello che ancora dice al tempo di oggi. Cioè, Davide ha detto giustamente, ci siamo fatti questa domanda: che cosa sarebbe successo oggi rispetto a un rischio così forte, a una ferita così profonda. E c'era un potere fragile, che è il titolo del nostro libro, perché è diciamo, la stanza che noi apriamo, la stanza del potere per eccellenza. Le Brigate Rosse parlavano
attacco al cuore dello Stato. Siamo andati ad aprire la finestra di quella stanza, la stanza dei bottoni, e abbiamo trovato appunto un potere debole. Però c'era una politica molto forte, una cultura politica molto forte. Oggi quella cultura politica appare per molti aspetti indebolita e quasi evaporata. E pensare a Moro vuol dire in qualche maniera invece cercare di reagire, di tessere ancora i legami profondi che tengono insieme la comunità, anche le persone più lontane, anche le culture più lontane, perché Moro sapeva cercare i punti della sintesi possibile. E quindi per noi andare a rileggere anche quella vicenda oggi, 35 anni dopo, vuol dire fare anche questa operazione politica qui, cercare di trovare i fondamentali, i pilastri fondativi di una convivenza democratica possibile. Onorevole Lo Sacco, Aldo Moro è sicuramente uno statista, quindi un personaggio che però ha dato sicuramente anche molto lustro alla terra di Puglia, quindi Areda in Puglia ha deciso di portare, no, questo libro che ricorda quel periodo anche in questa terra. A questo punto speriamo, è quello che le chiedo, in che maniera la politica adesso può affrontare i problemi così come Aldo Moro ha tentato di fare quando ha governato questo paese? Ma intanto l'appuntamento estivo di Areda e Moustuni è ormai un'abitudine, quest'anno addirittura saranno due, uno oggi, e ringrazio David e Francesco di essere qui a parlarci di questo contributo davvero importante. Io ho già assistito ad altre presentazioni ed è veramente un lavoro che offre spunti notevoli. Però ne faremo un altro di appuntamento, che è quello classico di Areadem qui in terra di Puglia, a settembre, con un bel pezzo del governo, con la presenza di alcuni ministri e il contributo del segretario nazionale del partito. E lì daremo la possibilità ai nostri giovani di Areadem, che sono tanti, hanno realizzato anche nel corso delle ultime campagne elettorali importanti momenti di anche tecnologici, no? Qui c'è Flavio Sceglie che ha realizzato un'applicazione, tutto il percorso di Smart Bersani durante la campagna elettorale. Insomma, sarà un bel appuntamento, quindi vi invito tutti e ci vedremo a settembre.